Una geografia nascosta di 120 binari convoglia ogni giorno 2.000 carrozze e 100.000 viaggiatori sotto le volte di ferro e di vetro della stazione centrale. Il più importante scalo del nord Italia appartiene a quella schiera di grandi stazioni che vennero definite cattedrali del vapore. Anche se il fumo e il respiro della locomotiva non esistono più, quella definizione può restare. Le tettoie e le volte metalliche continuano infatti a richiamare le origini della ferrovia e con essa la civiltà industriale. Il grande spazio coperto destinato ai treni disegna un cielo di vetro che sembra voler rendere meno brusco il passaggio dei viaggiatori verso l'esterno, verso la grande facciata della stazione. Un'immensa ondata di pietra solidificata, bloccata al centro della città. Per avere un'idea di cos'è il complesso della stazione di Milano Centrale, noi lo possiamo paragonare a una grande industria produttiva. La stazione di Milano Centrale ha un fatturato, solo per la vendita di biglietti, di circa 140 miliardi di lire italiane annue. Arrivano circa 450 treni giorno, ne partono altrettanto. Per reggere questa organizzazione abbiamo 1.066 dipendenti nella stazione di Milano Centrale per quanto riguarda la circolazione treni, però abbiamo un indotto di altre 2.500 persone. Una città nella città che si estende su un territorio di 40 ettari e con una stazza superiore due volte a quella del Duomo di Milano. Alla fine del secolo scorso, il trionfo della strada ferrata simboleggia la dinamica e lo sviluppo industriale. Il ferro, il vapore, la velocità ne sono gli elementi principali. Le città assumono titolo e dimensioni di metropoli e le stazioni vengono erette come se fossero cattedrali. L'apertura del traforo del Gottardo riversa su Milano un traffico sempre più imponente e ormai la vecchia stazione è inadeguata. Progettata nel 1912 dall'architetto Ulisse Stacchini, la nuova stazione centrale viene inaugurata 19 anni dopo, nel 1931, per volontà del regime fascista, che ne fa l'opera monumentale e rappresentativa della sua retorica. Inoltre si tratta di gratificare la città di Milano, anche se in ritardo, con un palese riconoscimento di prima vera metropoli italiana, preminente sulle altre per peso finanziario, economico e industriale. È noto quanto Mussolini tenesse all'architettura, massima tra tutte le arti, per la sua capacità di comunicare messaggi didattici, tanto che la rifondazione dello Stato fascista va di pari passo all'erezione di edifici pubblici. La stazione centrale si presenterà subito come un'opera mastodontica. Sorgerà su un'area di 40 ettari. Verranno costruite macchine per spostare, rimuovere, alzare e per convogliare i materiali e i mezzi necessari alla costruzione. 4 milioni di chili di ferro lavorato saranno necessari per costruire le grandi arcate. Lo spazio industriale destinato ai treni diventa un'aperta sfida per esaltare la qualità espressiva del ferro e del vetro. Il ferro lavorato sembra poter garantire durata all'usura e all'invecchiamento. Al ferro e al vetro vengono richieste prestazioni di leggerezza, di trasparenza. Il risultato sarà un dinamico e armonioso effetto di solidità e di arditezza dimensionale. L'imponente produzione messa in cantiere porta all'impiego di oltre 27.000 operai e di molti tecnici, tagliatori di pietra, artisti del marmo,
per la realizzazione di un'opera che ancora oggi ispira artisti, seppure spinti da uno spirito meno celebrativo. Questa stazione centrale è stata progettata all'inizio del 1900, è stata inaugurata nel 1931, cioè 30 anni fra la prima pietra e l'inaugurazione. E quindi anche lo stile di Ulisse Stacchini è stato modificato ampiamente nel divenire della storia, realizzando non solo un monumento a quella abitudine costruttiva che rinasce con la Tour Eiffel, ma addirittura un monumento poi incastonato con varie ideologie. Quando è nata la stazione centrale non vi era la possibilità di esprimere giudizi drasticamente negativi, vi era solo la possibilità di lievi correzioni eventuali. Come è stata rivisitata dopo la guerra? Nei primi tempi non era gradita. Nel 45-50 era considerata da alcuni un monumento da distruggere. Poi è prevalso il buonsenso. È l'ultimo monumento ferroviario costruito. Non c'è luogo della stazione centrale che non rispecchi la vocazione scenografica e il gusto per il maestoso. Una vocazione però che non tralascia il particolare, il dettaglio. Come dimostra la sala presidenziale, una volta adibita al ricevimento del re e della sua famiglia, nella quale il disegno raffinato e deciso meglio rappresenta lo spirito che muove il progettista e soprattutto ci fa comprendere quanto di quell'epoca è rimasto inciso, costumi, umori e pensieri segreti. L'impianto architettonico della stazione è articolato soprattutto su tre episodi. Una parte verso la piazza, che è la galleria delle carrozze, il corpo centrale dove abbiamo il grande salone della biglietteria e gli scaloni, e poi a quota 7,40 abbiamo
la galleria di testa e l'accesso ai treni. Ma una cosa sorprendente di questa stazione è che non c'è salone o punto in cui il pubblico accede che non sia illuminato naturalmente. E questo grazie a un gioco sapientissimo di cavedi, di differenti altezze, modo che anche nel corpo centrale noi abbiamo dei vuoti che permette la creazione di finestre e quindi di illuminazione solare. E questo nelle varie ore del giorno lo si vede perché la luce cambia, cambiano tutte le rifrazioni. Il rincorrersi labirintico di pieni e di vuoti ci lascia un senso di vertigine, accentuato dal frenetico formicolare in basso delle persone che non hanno modo di entrare in alcuna relazione con le strutture che le sovrastano. Soprattutto nell'atrio della biglietteria, l'ambiente è più solenne, un'aula basilicale altissima. Salendo dall'atrio dei biglietti, attraverso due scaloni, si raggiunge la parte più affollata della stazione. La galleria di testa. Dà accesso alle sale d'attesa, alle sale del caffè-ristorante e ad alcuni locali destinati al servizio del pubblico. Un ambiente frequentato non solo dai viaggiatori, ma anche da persone che lo scelgono come luogo di incontro e di appuntamento. Ciò dà alla galleria un'area di piazza cittadina, nella quale tra arrivi e partenze si consumano attese e brevi incontri. In questa montagna di marmi, dalle pareti a strapiombo, si è venuta a creare una città nella città, con la sua popolazione, i suoi servizi, la sua microurbanistica, una città in cui vivono e lavorano 10.000 persone. La stazione centrale, per alcune caratteristiche, è unica in Europa. Alcune di esse si presentano facilmente anche allo sguardo del viaggiatore più distratto, ma pochi sanno che sotto la stazione c'è un'altra stazione gemella. I treni merci scendono al piano sotterraneo in cui vi sono tanti binari come sopra. Per mezzo di 4 montavagoni collocati ogni 6 binari, i treni vengono fatti scendere e con una pedana movibile vengono spostati al binario cui sono destinati. Un meccanismo perfetto per lo scarico delle merci, per anni vanto della stazione centrale. Thank you.
Sempre sotto ci sono le poste e i depositi merci e bagagli. Basta seguire un addetto delle poste, scendere con lui con il montacarichi situato in testa ai binari, ed ecco che ci troviamo nel cuore della città sotterranea, in cui vivono e lavorano più di 2000 persone. Aggirarsi per questi corridoi è sempre un'esperienza leggermente inquietante. Sembra quasi che le pareti trattengano le urla e gli sguardi di paura di coloro che vi si rifugiarono durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. È un vero e proprio labirinto in cui è facile perdersi. Insieme alle poste, ai bagagli e ad altri servizi, un movimento ininterrotto, giorno e notte, si trovano i magazzini degli addetti alla manutenzione e una mensa frequentata dai postini e dai ferrovieri. Il buio, la luce artificiale, i suoni amplificati rendono questo luogo inquietante. Un'atmosfera accentuata dalla presenza di chilometri di cavi e di tubi che una volta venivano utilizzati per il trasporto di acqua calda e vapore necessari al riscaldamento della stazione e per caricare le caldaie dei treni. In questo tunnel, custodito e sorvegliato, ma non tanto da escludere un'improvvisa presenza, vennero consumati negli anni della guerra orrendi delitti, come qualcuno ancora ricorda. Ecco qui, nella guerra 40-45, quando prendevano i partigiani, venivano portati nei sotterranei della stazione centrale e su questo muro, contro questo muro venivano fucilati. Infatti qui ci sono ancora i segni delle pallottole. Adesso purtroppo verranno cancellati perché verrà rifatta tutta la centrale, i sotterranei, anche qua sono i segni delle pallottole. Peccato che verranno cancellati tutti per il rifacimento della centrale, dai sotterranei. La stazione centrale di Milano è stata il luogo di transito per molti anni dell'emigrazione dal sud al nord dell'Italia. È rimasto, nell'immaginario collettivo, la folla di meridionali con famiglia e valigie in cerca di una casa e di un lavoro. Oggi queste immagini, seppure in quantità minore, ma con lo stesso impatto, si ripropongono. Gli immigrati hanno cambiato faccia e luoghi di provenienza, ma i bisogni sono gli stessi. Dopo un mese, due mesi. 2 anni e mezzo fa ci siamo sistemati in un ufficio che ci è stato dato dalle Ferrovie dello Stato per iniziare a tentare di affrontare i problemi che della zona, delle persone che vivono, quindi non quelli che viaggiano, ma quelli che vivono dentro nella stazione. In 2 anni e mezzo quelli che abbiamo conosciuto sono stati tantissimi, 1600 persone con problemi più o meno gravi, in genere problemi molto gravi. Abbiamo conosciuto 800 tossicodipendenti che vivevano qui in mezzo alla strada, 500 extracomunitari senza lavoro e senza alloggio, un centinaio di psicotici allo sbando che girano per Milano e che nella stazione centrale trovano il rifugio perché non hanno più nulla. Altre persone, nomadi, turisti derubati. Per gli extracomunitari che vivono qui alla stazione le risorse del territorio non sono sufficienti. Il lavoro e l'alloggio per tutti non ci sono, quindi vivono nei treni e nelle piazze vicino alla stazione centrale. Dicevamo prima degli psicotici, una massa di popolazione allo sbando che spesso non ha alcun riferimento socioassistenziale e che girovagano per la città e per gli ambienti della stazione.
lavoro! Ma al 39 l'avete cominciato anche! Senti, per favore, non devi mica urlare in questa maniera. Ma grazie! Va bene, mettiti qua, siediti lì, per favore, vieni qua. Gli interventi che i volontari svolgono alla stazione sono diversi e vanno incontro a molteplici bisogni. Vanno dalla distribuzione dei panini per chi non ha niente da mangiare, alla ricerca di un posto per dormire, dove mangiare, dove cambiarsi, quindi interventi di prima assistenza o cure mediche, ricoveri in ospedale, chiamare l'ambulanza quando sono collassati per strada, a interventi più complessi che sono la ricerca dei percorsi per un recupero possibile. L'altra presa, attenzione che sono. Salame. Cosa giallo? Cosa giallo? Cosa giallo? Signora, c'ho sete e fame da per donna. Donna, signore, io sono qua tutte le sere, sono circa da 9 anni che frequento l'ambiente qui e sono qui per essere solidale con quelle persone che giornalmente incontriamo. Sono circa 300 persone che girano tutte le sere qui alla centrale. Cosa garantiamo? Una solidarietà, garantiamo un panino, un indumento, una bibita. Vengono in stazione perché qui è un riparo, è un rifugio dall'acqua, dal sole e da tante situazioni che in fondo la città non può offrire. Qui vengono accolti da chi? Dalle persone che come noi, volontari, siamo circa 15 gruppi, che in tutto l'anno garantiamo una presenza d'estate e d'inverno. Bad things. For scooter? Yes. La stazione centrale, come tutte le stazioni, continua a funzionare come un ambito di miscela sociale in cui si incontrano uomini di classi diverse che hanno in comune la partenza, l'attesa, l'arrivo. Elementi primi e necessari per la nascita di qualsiasi storia. Costruita per fare girare il mondo ai milanesi, la centrale non ha mai interrotto l'ideale viaggio al fianco della città, modellando le proprie risorse sull'impronta delle crescenti esigenze metropolitane. Gradualmente, nel suo grande corpo, si sono innestate strutture modernissime, collegamenti con le linee pubbliche sotterranee, computer e monitor al servizio dei viaggiatori. Un punto d'incontro per manager e professionisti che possono usufruire di servizi altamente qualificati, sfruttando così il tempo di permanenza nella stazione. Strutture e servizi per il viaggiatore, che spingono la stazione centrale di Milano veloce verso il 2000. Thank you.
La stazione centrale continua ad attrarre un insieme di persone, non solo utenti viaggiatori, ma anche gente in transito. L'obiettivo, in questi ultimi tempi, è stato dunque quello di recuperare spazi utili ai viaggiatori, aumentando la disponibilità di aree per uso commerciale e di servizio nel rispetto degli elementi artistici originari. Ma la stazione centrale di Milano, più di altre, forse per il suo carattere monumentale, per i suoi spazi che fanno sentire piccolo anche un gigante, produce suggestioni e fascino di luoghi magici e lontani. Thank you.